Assessore, importante per la regione che anche gli ordini professionali diano spazio alle tematiche di genere. Assolutamente sì, poi come Regione Marche cercheremo anche noi di adeguare la legge elettorale per fare in modo che ci sia maggior rappresentanza femminile. Ci tengo anche ad anticipare che stiamo lavorando per coinvolgere i professionisti come beneficiari dei fondi europei, proprio perché non solo liberi professionisti, ma le donne che svolgono una libera professione hanno sicuramente maggiori difficoltà nell'espletare la propria attività, quindi ci tengo davvero a ringraziare l'Ordine dei Commercialisti e la CPO regionale che appunto per prima in Italia è stata in grado di unirsi a livello regionale per tutelare poi la parità di genere anche nel nostro ordine.